ci chiede a dirlo. Intendi dire il nemico? L'alieno, il nemico, il pericolo. The journalist. I didn't say that. Non l'ho detto io, eh? I don't know how to answer that. Non so come rispondere a quella domanda. Volevo fare una domanda e qualcosa più specifico del film. L'ultima volta che abbiamo visto il Predator al cinema stava in Aliens vs Predator, che era un film pieno di effetti speciali e zero personaggi. Mi chiedevo qual è la loro attesa rispetto a questo film che rovescia questa proporzione. È un film tutto di personaggi. Prima che vediamo i Predator passa un bel po' di tempo e volevo capire se era un po' consapevole questa scommessa di fare un film tutto sui personaggi, un film di carattere, di personaggi, di storie, di racconto, più che di effetti speciali. Poi anche, non so se questa è una cosa che ti compete, che riguardava un po' l'editing del film, il montaggio, che è un montaggio molto lineare, sempre facile distinguere chi fa cosa, al contrario dei film correnti hollywoodiani dove il montaggio è molto confusionale, veloce, da videoclip. Anche questo mi è abbastanza interessante. Quindi volevo capire, un film d'azione così, virgolette, vintage, che possibilità nei confronti di un pubblico da shopping mall che vede cose molto più veloci e molto più superficiali? That's good. Well, I think if you create a compelling drama and characters that are believable, you can sustain the audience's attention. I think sometimes the fancy editing that you're referring to is done to create excitement when there is nothing exciting on the screen. And it's unfortunate that this is viewed upon as retro or something that is not contemporary. It's something that may have been lost again, I feel, in if we're talking about blockbuster movies, because let's face it, the objective is to appeal to as many people as possible. So what I admire about the filmmakers and the style in which this film was shot is that it does go back to a style of filmmaking that I have tremendous admiration for, filmmaking in the 70s, films that have the ability to resonate with you on a deeper level, allow you to think and exist with a character. You know, for me to play a character with you know, I felt that it was very important to convey a sense of loneliness and emptiness that comes with being an ultimate survivor. Because ultimately, what is there? You place yourself and your survival above everyone else's. That means you are the one that survives. And I didn't want to glamorize anything. I feel it's an opportunity to you know, especially in a world that we're so aware of war, and we're so aware of the reality of that you have to paint it as a very dark picture. Even if this film is entertaining, even if my character has to be someone who's very dark and grappling with a lifetime of isolation and of committing committing
against the soul. And if you tell a story the way this is told, that kind of character can flourish and hopefully resonate with the audience and have some impact. And I don't think it was necessary, also. I don't think it was the intention, and it's not necessary. I think we use very practical effects. When there was an explosion or fire, there was actually an explosion or fire happening near us. I was covered in flame retardant solutions and gels so that my skin didn't burn. Very exciting, very realistic environment. And that's exciting to make and is exciting to watch. And they'll continue to make, you know, very much effects driven things, but again, that doesn't necessarily appeal to me because I'm an actor, so I'm looking for opportunities like this. Sorry, so long. Io credo che in realtà sia stato proprio quando hai un dramma, qualcosa che attira così tanto, che è così profondo, che riesce in un certo senso a mantenere per tutta la durata del film l'interesse, l'attenzione del pubblico. A quel punto non hai bisogno di ricorrere a dei trucchetti. E molto spesso questo tipo di montaggio un po' così, un po' strano, un po' stile videoclip, viene in realtà introdotto proprio per cercare di rendere interessante e eccitante un qualcosa che di per sé non lo è, che quindi non ce l'ha questa caratteristica. Ed è un peccato che questo film venga visto come un film un po' retro, perché è un qualcosa che appunto non è più frequente, non è più comune. È un qualcosa che magari è andato perduto nei blockbuster, perché di fondo poi dobbiamo poi affrontare in realtà per quello che è l'obiettivo, qual è? Quello di cercare di attirare il maggior numero possibile di spettatori. E secondo me questo tipo di fare, questo tipo di fare film, questo stile, lo stile nel quale questo film è stato girato, è un qualcosa che ci rimanda un pochino indietro, un modo di fare film degli anni 70, qualcosa che io trovo molto bello, molto interessante, e che riesce a creare un collegamento, a creare una specie di risposta, di eco all'interno del pubblico con il personaggio, e che consente quindi al pubblico come di esistere, di vivere con il personaggio. Questo è un qualcosa che secondo me è molto bello, molto interessante, che a volte è andato perduto, perché quello che io, nell'interpretare questo personaggio, ho ritenuto estremamente importante era il fatto di far percepire questo senso di solitudine, questo senso di vuoto che ti viene dal fatto di essere l'unico e ultimo sopravvissuto, perché tu poni la tua sopravvivenza poi al di sopra di tutto e di tutti, quindi sei tu e il fatto che tu debba sopravvivere. Quindi nei giorni d'oggi, nel mondo attuale, quando sappiamo benissimo cosa significa la guerra, cosa significano certe realtà, quello che io volevo era proprio far provare questi sentimenti, queste cose. Quindi anche se il film è un film di intrattenimento, io volevo creare un personaggio che fosse molto dark, un personaggio che fosse gravato, diciamo, a questo discorso dell'isolamento, da questo fatto di dover commettere dei crimini contro l'anima. Quindi volevo raccontare una storia di questo genere in questo modo, per potervi collegare a livello di pubblico, con il pubblico, ad un livello più profondo, che non fosse semplicemente quello superficiale. Fondamentalmente noi non abbiamo utilizzato effetti speciali particolari, abbiamo utilizzato degli effetti pratici, abbiamo utilizzato laddove c'era un incendio, dove c'era un'esplosione, era una vera esplosione, era un vero incendio, tant'è vero che io ero coperto, cosparso di sostanze per sostanze ignifughe, gel che potevano proteggere la pelle, e lo trovo molto più interessante, molto più bello, perché poi sia nel farlo che vederlo, credo che questo poi il pubblico lo capisca, anche perché ovviamente come attore io cerco dei personaggi a interpretare, non mi interessano gli effetti speciali. Ecco, secondo me il tempo è praticamente finito, le ultime due domande che sono rimaste, per piacere, sintetica. Sì, io volevo chiedere questo, appena visto il film.